Buon pomeriggio ragazze, faccetta del giorno, anche questa è a tema Nabla perché volevo farvi vedere non Supreme, ma bensì non Rea, ma bensì quell'altro ombretto, eccolo, Utopia della collezione Potion Paradise. Quindi ho fatto tutto questo make-up utilizzando moltissimi prodotti in Nabla per farvi vedere Utopia, che è un colore che mi piace molto, che ho utilizzato sugli occhi mischiandolo con Supreme, che è un colore di qualche collezione precedente. Vi lascio alla realizzazione di questa faccetta, noi ci vediamo al prossimo video, cioè ci vediamo, ciao! Quindi cominciamo la faccetta con il fondotinta, oggi ce n'è decisamente bisogno. Metterò questo Liquid Flora fondotinta bioattivo che ho dall'anno scorso e, se vi devo dire la verità, non mi ricordo se mi piacesse o meno, dovrei andare un po' indietro nei video a vedere quale opinione avessi dato. Però sono pigra e quindi non lo faccio, faccio che riprovarlo e va bene così. Il colore che ho io è lo 02, lo applico con un dito perché non ho a portata di mano pennelli da fondotinta. Entrandomi in questa zona che è quella dove ho un po' più di cose da sistemare e coprire, ecco. Quindi intorno al naso, i rossori, le occhiaie, così non metto il correttore. Ecco, è da stendere molto in fretta questo fondo, questo me lo ricordavo. E infatti. Allora, così a pelle, così a caldo, posso dirvi che il fondo è molto coprente. E forse non è un fondotinta che utilizzerei tutti i giorni, ecco, perché bisogna avere un po' di calma per stenderlo bene, però ha coperto veramente un botto di scromie, rossori, eccetera eccetera. Procedo ora con la cipria, che è questa qui di Paola P. Dopodiché sopracciglia le aggiusto un attimino al volo con la Brow Divine Mercury di Nabla. Metto prima la terra e il blush e poi faccio gli occhi. Allora, come terra abbiamo Nabla e della Cameo, che è una terra che a me era piaciuta moltissimo dalla prima volta che l'avevo utilizzata, perché è bella, è veramente un bel colore, facilmente utilizzabile, nel senso che è proprio una nuance che per me è perfetta, anche adesso insomma che sono pallida. È opaca, quindi va bene per chi vuole fare una specie di contouring o chi comunque non vuole le terre brillantinose, e poi a prescindere la trovo proprio bella e facile da mettere, non fa macchia, proprio un bel prodotto. Ecco, adesso io magari se la vado a sfumare un po' è meglio, però in generale per chi la sa mettere non fa macchia. Blush, un tocco leggero di Regal Mauve. Illuminante lo mettiamo dopo. Andiamo adesso a stendere con il polpastrello Utopia, che era proprio quello che io volevo utilizzare. Lo volevo però utilizzare insieme a Supreme, che in questo momento non trovo, ma lo andrò a cercare. Iniziamo con Utopia. Diverse ragazze mi hanno scritto commenti dicendomi di non trovarsi bene con i creme shadow. Io li adoro. Nemmeno uno, li trovo facili da stendere, facili da modulare, trovo che da soli siano già dei bellissimi ombretti, anche perché appunto li sfumo facilmente con il polpastrello, quindi anche in questo caso c'è il colore più saturo sulla palpebra e sfumato intorno, cioè sto usando veramente solo il dito, non ho nessun pennello. A me piacciono veramente tanto, però capisco che non si possa avere tutti la stessa opinione su un prodotto, ecco, ci mancherebbe. Della collezione Potion Paradise forse è l'unico che non mi piace molto, non l'ho ancora però utilizzato, è quello lillino, Petit Melodio o qualcosa del genere. Quello è forse l'unico colore che non mi ispira, però dirvi che non siano di qualità io proprio non me la sento, perché a me piacciono molto.
questo pennellino passato Utopia anche un po' qui sotto, come se fosse, diciamo, una matita, e ho poi sfumato i bordini, vedete? Con lo stesso pennellino, che anche se è un po' zozzetto non fa niente, vado a prendere un po' di Supreme e lo vado a picchiettare sul centro della palpebra. Questo colore è più chiaro e dovrebbe dare un pop di colore rossiccio, sì, cioè, che figo sto colore! Lo vedete? Mi sa di sì, si nota. Veramente figo, proprio qui in mezzo praticamente, si vede solo un pochettino quando sbatto gli occhi, però non so, è troppo figo sto colore, tutte le volte che lo posso usare sono contenta. Dopodiché passiamo alla matita nera, stavolta carichiamo un po' più gli occhi un po' più del previsto, un po' più del mio solito. Ho preso la Bombay Black, eccola qui, Velvet Line Nabla Bombay Black. Vado a tracciare una linea sottile sopra e metto la matita anche all'interno dell'occhio. Nel frattempo carico 5 minuti la videocamera perché sta morendo. Voilà, dico sempre voilà, lo so, mi piace moltissimo questo effetto. Io non ho il mascara di Nabla, metterò questo qui di Avril che si chiama Le Mascara, ma prima andiamo a mettere un po' di illuminante sia sulle guance che all'interno dell'occhio. Sulle guance metto, sugli zigomi, il Baby Glow di Nabla, che è questo illuminante un po' doratello, direi, no? Guardatelo qua, come glowa, questo Baby Glow, bellissimo. All'interno invece dell'occhio, proprio dentrino, con il ditino, perché non ho nessun pennellino piccolino, metto il Angel, sempre di Nabla, e poi proseguo con il mascara per l'appunto Avril. Allora, mi piace tantissimo questo trucco occhi, per scrupolo mio vado a prendere un po' di marrone opaco e ci do giusto una sfumatina leggerissima qui nell'angolo, ma mi rendo conto che è proprio una scrupolosità mia, uno scrupolo mio. Allora, se un po' mi conoscete sapete già che con questi tipi di trucco occhi io non vado a caricare le labbra. I due colori un po' neutrini che ho di Nabla sono Closer e Ombre Rosé. Io andrei di Ombre Rosé, così. Ecco, mi piace, molto molto bello, mi piace tutto il trucco, sono contenta e ci uscirò anche stasera. Ok, la faccetta finisce qui, volevo farvi vedere un altro ombretto Nabla della nuova collezione all'opera. Tra l'altro è già uscito lo spoiler sulla collezione natalizia e a me è arrivata una mail di Nabla che forse mi dovrebbe arrivare qualcosa, forse, speriamo, nel caso ovviamente vi farò vedere. Noi ci vediamo al prossimo video.